Ciao amici di Potere Robotico, recensiamo un manga, visto che ormai noi abbiamo un canale a 360 gradi. Troppa roba, secondo me. Non ci ferma. Ci mancano solo i videogame. Abbiamo fatto qualcosa sì, tempo fa. Sì, ci mancherebbero solo quelli e poi andremo ad abbracciare una... Quanta conoscenza. Quante perdite di tempo. Cioè, noi praticamente... I nostri genitori poi considerano le nostre, se vedessero, ma anche non solo loro, queste robe qui che sono fondamentalmente forse l'apice della perdita di tempo per molte persone. Sì. Allora, qui in questo caso recensiamo un manga edito dalla J-Pop, che è Mazin Kaiser SKL. Hanno fatto una nuova, che SKL sta per school, Sì. Non, teschio, non è, non è una celebrazione alla Mercedes. Allora, in questo caso, la J-Pop ha fatto uscire questo manga tra virgolette breve, perché è una miniserie di 3 numeri che forse poteva anche durare più, come sono anche 3 gli episodi dell'anime uscito a posteriori dopo il manga. Che io li ho goduti particolarmente. Storia molto semplice, molto violenta, molto, botte. Molto diretta. I sensossi qua ci stanno mangiando sì. Con violenza. Siamo solo a giugno, neanche a giugno, chissà poi nei prossimi mesi, ma non oso non pensare. So. Anche perché qua continua a arrivare della roba e quindi noi moriremo. Recensioni una dietro l'altra. Sì. La roba vecchia non si riesce a mettere su. Beh, noi adesso comunque stiamo recensendo, non c'entra niente esatto. Nella riusciamo sempre a divagare. Non è difficile. Allora, qui stiamo parlando di questo manga edito dalla J-Pop, che si è buttata prettamente anche su tutte le uscite di Go Nagai, quindi da Mazinga, Grande Mazinga, Grandizer, Jig, Zeta Mazinger, e poi Mao Dante, e poi no, forse Devil Lady non l'hanno fatto. Comunque, insomma, la J-Pop ci ha riproposto tutto l'arsenale di Go Nagai che erano già uscite. Anche Kiko Kamen. La ragazza nuda che picchia i cattivoni. Non lo so. So che c'è anche Cutie Ann. Se... Io ho in mente che Keiko Kamen. E comunque sta uscendo poi Jack Violenza o Violence Jack. È uscito poi Devilman. E poi il seguito anche di Devilman. Non il seguito. Apocalypse of Amon, che è un'integrazione a Devilman, insomma di tutto di tutto, più di tutto. L'hanno fatto uscire, poi adesso sta uscendo anche l'edizione con il Corriere della Sera il Corriere dello Sport che è una versione probabilmente meno di lusso rispetto a quelle uscite già in precedenza. È chiaro che se volete vi prendete quelle del Corriere dello Sport, o se no vi prendete la versione già uscita con la sovracoperta, come in questo caso specifico vi faccio vedere anche la sovracoperta, che però non c'è SKL in quella bagaglia lì. No, nella cosa del Corriere dello Sport, e intanto vi faccio vedere anche il costo di 5,90 a numero. Sì, però per essere un albo con anche la sovracoperta è in linea con onesto. Il prezzo di me, sì. Anche perché la J-Pop comunque fa sempre uscite abbastanza nobili nella qualità della carta e anche nelle colorazioni delle sovracoperte, eccetera. Comunque accattivante nell'edizione del Corriere dello Sport mi sembra che esca Mazinga Z, Grande Mazinga, Grandizer, Z Mazinger, Jig Robot, che era il primo. E qualcosa con i Getter. Sì, Getter contro Devilman, mi ricordo giusto. E poi Super Robot, anche il volume unico che era uscito in precedenza, sempre della J-Pop. Loro forse l'hanno fatto nel Corriere dello Sport in 2 uscite, una roba del genere. Comunque sono 26 albi che in un primo momento ho quasi lanciato per prendere e poi ho lasciato perdere perché ci sono già cose che ho, quindi chi se ne fotte. Se li prendo la versione uscita proprio. Vabbè. Specifica fatta in precedenza dalla J-Pop. Dopo questa divagazione parliamo un attimino di questo manga, che come poi prima citavo a lei sì. È uscita la versione animata in 3 episodi. Si possono integrare, diciamo,
L'una non esclude l'altra e una integra l'altra, perché la storia è simile ma non è la stessa. I personaggi sono simili, cioè sono gli stessi, soprattutto i protagonisti, ma interagiscono in modo diverso rispetto alla serie animata. La serie animata è proprio una rissa reale, dove sì, si tirano degli schiaffoni. Ci sono due fazioni, quella di Galand e quella di Kiba, e poi ci sono in mezzo le fighette. Esatto. E praticamente il Mazin Kaiser è in mezzo a queste cose, e non so se lui funge proprio come bilanciere della faccenda o gli vuole, il suo obiettivo sarebbe spazzare via tutto, cioè tutto. Più l'avversario è forte più loro si esaltano. Sì. Nell'anime viene messo meno alle strette il Mazin Kaiser, o comunque contro il primo cattivone, il primo boss è Kiba, lo schiaffonano, lo disintegrano. Mm-hmm. Il secondo boss, che è Galand, Magami si trova un po' più in difficoltà con lui e viene un po' comunque sconfitto. Poi ritorna il Mazin Kaiser, sconfiggono senza problemi Galand, torna Kiba tumefatto eccetera, con una sorta di l'Iron Z si chiama, o comunque una sorta di Mazinga in quel caso, che è più forte del Mazin Kaiser. Arriva la fighetta con l'equivalente di Minerva X, gli lancia le ali, si combinano le ali con il Mazin Kaiser, boh, sbragamento, Kiba lo mettono a 90, lo infiocinano e lo distruggono, e questo finisce. Vi ho raccontato l'anime. Il manga è un pochettino più articolato. Si chiama Versus, ho visto. SK Versus. Versus qualcosa. Versus qualcosa. Versus il mondo. Sì. Una storia un po' simile, però non c'è proprio che vanno su questo pianeta a schiaffonarsi. È chiaro che anche in questo caso c'è Kiba, c'è Garando, quello che è. E non vi sto a raccontare bene come va a finire, meglio che ve lo leggete, perché è più complessa la storia. È chiaro che in questo manga qua, ad esempio, conoscete meglio il personaggio di Scarlet, il cosiddetto Capitano Scarlet, che è una figotta molto forte, che è, diciamo, l'istruttrice dei due piloti, di Ken Kaido e di Magami Ryo. E infatti loro, quando nell'anime dicono, ma è morta Scarlet, il Capitano Scarlet, però provano un certo rispetto verso la forza del Capitano Scarlet, perché comunque lei li sormana sempre, ecco. I due le prendono, le prendono, e lei era, diciamo, la pilota designata del di questo robot che ha le sembianze di Minerva X, sì. Che adesso non mi ricordo bene come si chiama, questo robot qua particolare, e lo prende un'altra ragazzotta che funge da partner ai due, a Ken Kaido e a Magami Ryo. Gli dà questo supporto, vediamo poi come muore il Capitano Scarlet, anche in maniera abbastanza commovente, eccetera, dove lei passa comunque lo scettro a questa lieva promettente. E adesso vi faccio vedere anche vi faccio vedere anche un po' di tavole su come è disegnato. I disegni non sono di Gonagai, ma normale. Esatto. È che diciamo che l'idea comunque sembra quella di Gonagai. La storia è artwork by Kazumi Hoshi. Benissimo. Che non so che altra opera abbia fatto e non mi interessa neanche saperlo. I disegni sono un po' violenti, però sono un pochettino quasi, come dire, infantili. Ah sì? Non so di che lei. Sembravano buoni. Ma proprio cambiare. Io ho visto, diciamo, disegnatori migliori. Può essere, però. Cioè, non è male. Che ci sia una grossa profondità nell'espressione dei visi, insomma, volevo dire. Cioè, ho visto anche questa tavola qua, non è che poi sia così bella. Cioè, autori come Kentaro Miura o come. Adesso non mi ricordo se era Oba o Obata, quello di Death Note, perché c'era quello che faceva la storia e quello che disegnava. Sì. E anche lì disegnano, quelli sì che sono disegnatori, ecco. Ah, ho capito. Tutto lì, cioè vedi anche questi disegni, cioè, sono un po' buff. Non
il disegno non è questo è il Capitano Scarlet, La famosa Scarlet che diciamo istruisce un po' la figotta eccetera. E qui vabbè c'è Ken Kaido che si schiaffona un po' con Kiba che è bellissima la scena dove Kiba si rende conto della forza di Ken Kaido e dice beh tu potresti venire a farmi il mio servo, il mio braccio testo. Dice sì, ma il cazzo, ma tu sei più debole di me, cosa vuoi che io venga a servire a te, coglione? No, boh, dopo lì si danno un sacco di esatto legnate, non... perché qui vedi che lui Kiba fa un po' il puttaniere, tutto lì un po' di fighette, esatto. Qui quando poi dice lui gli sputa addosso, sì, ma io non ci vengo a fare, perché come dice non ci penso nemmeno, perché mai dovrei venire a obbedire agli ordini di un tizio più debole di me? Giustamente. E dopo lui la becca male e basta. Lui diciamo che Ken Kaido è il personaggio quello più solare, comunque quello più attaccabrighe del gruppo, invece Magami Ryo è il un po' più chiuso, quello che parla meno, quello più taciturno. Lui è il maestro di spade, mentre Magami è il pistolero. Sì. Lui gira sempre con due pistole pronte da mettertele su per il culo, sì. Sparare. Mentre invece lui ti infilza con la spada, ecco. E qui insomma poi i tratti sono questi. Ci ho visto disegnatori peggiori, ma sicuramente migliore di Gonagai, ma... È un po' sulla falsa riga, però meglio. Sì, diciamo, naturalmente fa sempre notare i boccioni delle fighe. Però non c'è meno depravazione che nel vero e proprio Gonagai, perché Gonagai è un po' più depravato. Sì, è un vecchio porco. Il nostro maestro, sì. Era un giovane porco, adesso è un vecchio adesso porco. Adesso è un vecchio porco. Adesso, dopo queste dichiarazioni, verremo... Vabbè, insomma. Adesso vi faccio vedere un attimo anche la sovracoperta, come si presenta poi il manga senza privo di sovracoperta, un po' bruttarello, vabbè. Però con la sovracoperta migliora. E niente, insomma, questi sono 5,90€, che magari ve lo trovate in fiera, magari vi fanno anche dello sconto, se... Non è un grosso impegno, non è molto impegnativo leggere, anzi una lettura da molto semplice. Quindi è consigliatissimo. Anche ma questo. Consigliatissimo. Alla fine a chi piace i robottoni, quanti manga di robottoni escono? Pochi. Quindi perché farselo scappare? Ma no, compratelo. Esatto, e poi guardatevi anche l'anime. Bravo. Secondo me e compratevi il robottone anche. Sì, tutti. Tutto. Vari mazzicare. Quello della Sentinel è un po' più costoso. Ne abbiamo già visti un po'. Abbiamo visto la SRC ultimamente. Sì, che secondo me l'ultimo uscito con le ali pipistrellate è l'SRC numero 1. Altro io non ho da dire, mi sbevaccio il mio estate. Bene, e quindi ci salutiamo alla prossima. Ciao.